gradi per far luce sulla morte del 46enne di Canareggio, trovato cadavere a Londra nel 93, fu coinvolto in un grosso furto. Rapina in banca, paura tra clienti e dipendenti a Chioggia, i criminali sono fuggiti a bordo di un'automobile con il bottino. Alcune iniziative sono sospette, denuncia il sindaco di Dolo in merito alla raccolta fondi pro Riviera. Fate attenzione a chi date il vostro denaro. È di 4.900.000 euro la sanzione comminata al comune per lo sforamento del patto di stabilità, molti meno di quelli stimati dall'amministrazione. Mestrini furiosi per le vele nel piazzale delle Poste, sono orrende, dicono ricettacolo di sporcizia e degrado, altro che opera d'arte. Anche i grillini sono tra i consiglieri regionali che si impegnano a sostenere il referendum per l'indipendenza del Veneto. ACTV comunica che dal 1 ottobre la linea T1 e 4L dei bus anticipano di un paio di minuti per agevolare l'incastro con la linea T2. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura la cronaca, perché si stanno svolgendo a 360 gradi le indagini per far luce sulla morte del 46enne veneziano trovato nel canale a Londra. Un agguato criminale sarebbe l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti inglesi che stanno indagando sulla morte di Sebastiano Magnanini, il 46enne di Canareggio, il cui cadavere è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nel Regent's Canal a Londra. È stato un passante a dare l'allarme e in poco tempo la notizia è arrivata ai genitori dell'uomo residenti a Venezia, informati lunedì sera. Dopo aver viaggiato a lungo, Cambogia, Thailandia, Colombia, Magnanini era andato nella capitale inglese per cercare lavoro come carpentiere. Le autorità stanno indagando nell'ambiente della droga, visto che l'uomo, trovato legato a un trolley per la spesa, in passato è stato segnalato come assuntore. Non solo, nel 93 fu coinvolto in un grosso furto d'arte, quello di un quadro del Tiepolo, nella chiesa di Santa Maria della Fava a Venezia. Secondo la denuncia, il 46enne e un complice si fecero chiudere all'interno della chiesa per farsi poi raggiungere da un terzo complice. La tela, valutata all'epoca circa 2 miliardi di lire, fu staccata con un taglierino. Non c'erano allarmi, ma i tre seminarono tracce. Dopo il furto, infatti, andarono in un bar vicino alla chiesa, fumarono alcuni spinelli e mentre fuggivano fecero cadere la tela, recuperandola e tenendola con un laccio di scarpe. L'opera venne recuperata 3 mesi dopo dalla squadra mobile di Venezia in un magazzino di Tessera e i tre furono denunciati. Ma l'indagine non si concluse perché le modalità sospette del veloce ritrovamento fecero partire un'inchiesta sull'ipotesi di contatti con la criminalità da parte di alcuni componenti della questura veneziana. Si giunse al rinvio a giudizio e al processo che, dopo l'assoluzione in primo grado degli iniziali 8 imputati, portò a dure condanne in appello per un paio di ex ispettori e per un ex capo della mobile veneziana, ritenuti responsabili di aver falsificato gli atti del ritrovamento del quadro del Tiepolo, oltre ad altri scambi di favori con elementi malavitosi. Ora si attende l'esito dell'autopsia, che potrà indicare il momento preciso del decesso di Magnanini. Rapina in pieno giorno nel pomeriggio nella filiale di Antonveneta a Sant'Anna di Chioggia. I banditi armati hanno fatto irruzione all'interno dell'istituto di credito, intimando agli addetti allo sportello di consegnare il denaro. Momenti di terrore ovviamente per i presenti, che si sono trovati a pochi metri dai delinquenti in azione. Un colpo che è durato pochi minuti, il tempo necessario per farsi consegnare i soldi prima che le forze dell'ordine intervenissero. I tre sono poi usciti dalla banca, hanno raggiunto un'auto a bordo della quale si trovava un complice, che ha pigiato il piede sull'acceleratore facendo perdere le tracce dell'intera banda. In assalti di questo tipo è probabile che i delinquenti facciano staffetta, salendo poi a bordo di un altro veicolo, lasciando l'auto segnalata dai testimoni in qualche luogo isolato. In questo modo hanno potuto allontanarsi dividendo il bottino. Comunque le forze dell'ordine stanno indagando. Appello del sindaco di Dolo sulla delicata questione che riguarda i fondi di solidarietà per il tornado. Alcune iniziative sospette, denuncia il primo cittadino, fate attenzione a chi date il vostro denaro. Sentiamo. La solidarietà, che è stata una solidarietà forte, importantissima, e che oggi genera un sacco di appuntamenti di raccolta fondi, su questo dal mio osservatorio registro che ci sono delle perplessità talvolta.
soprattutto dagli stessi cittadini che sono stati colpiti dal tornado. Accanto alla grande dimostrazione di buona volontà e alla mobilitazione in buona fede di migliaia di persone, denuncia il sindaco di Dolo Alberto Polo, abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di episodi inquietanti che si sono verificati nel nostro territorio. Come in ogni situazione di confusione, può succedere che qualcuno cerchi di approfittare delle circostanze per intenti che non hanno nulla a che vedere col fare del bene al prossimo. Per questo invita il primo cittadino, l'appello è a fare attenzione a chi si donano i propri soldi. L'amministrazione ha aperto un conto corrente, ricorda, e l'unica sicurezza per ottenere in maniera chiara e con criteri uguali per tutti una ripartizione di quanto raccolto e versare i soldi su quel conto. Ecco perché ancora una volta evidenzio come ci debba essere in maniera il più possibile chiara e trasparente una collaborazione tra associazioni o tra gruppi informali che si danno da fare per la raccolta fondi. È una necessità di chiarezza, di raccolta di questi fondi e donazione di questi fondi. Come amministrazione ci mettiamo a disposizione per raccogliere questi dati in maniera tale da tranquillizzare chi in effetti comincia ad avere qualche dubbio. È dall'inizio della settimana, infatti è il tema del quesito di TG Linea Aperta, che abbiamo pensato di proporvi la questione che riguarda le vele in piazzale Donatori di Sangue. Bene, siamo stati proprio lì a Mestre, davanti alle poste, per vedere quest'opera d'arte che in moltissimi definiscono tutto tranne che un'opera d'arte. Insomma, i mestrini sono a dir poco furiosi, sentiamoli. Sono qui almeno, sono orribili, sono... chiamiamo le sculture, pensate che dovevano essere pensate per un posto molto più grande, non per una piazza di queste dimensioni, perché risultano muri, risultano ricettacolo di escrementi sia umani che animali, ma non certo monumenti. Non possono dirmi che questi sono monumenti ai caduti, sono schifezze, detta da un ignorante, ma è così. Sono proprio orribili, cioè non hanno niente, si spererebbe che le togliessero, ma ho sentito che non le vogliono togliere. E tutta questa piazza, questo giardino che era bellissimo, è diventato un polo di attrazione per chi deve fare le proprie abluzioni prima della fontana e poi qualcos'altro su queste opere d'arte che probabilmente lo sono e sicuramente non compete a me dire se lo sono o no, perché non sono un esperto d'arte. Non vengono considerate opere d'arte, ma più delle toilette. L'opera d'arte in sé, esatto. Piuttosto della riqualifica totale della zona, e della tutto qui. Esatto. E tendenzialmente, insomma. Forse una migliore ubicazione per le opere potrebbe essere il Parco di San Giuliano, per esempio. Perché non sono loro che portano il degrado, ma ribadisco, la maleducazione delle persone. Non l'ho mai capita, non la capisco, non so cosa serva. Onestamente anche a me non è un'opera d'arte di quelle che apprezzo. Ecco. Potevano fare un monumento in un'altra maniera? No, non quello. È una bruttura, dopo non so, può darsi che a qualcuno piaccia, anche non so. La mia opinione è sempre stata negativa. In conseguenza non posso dare una buona opinione di una cosa così orrenda come le vele. Prima che le mettessero abbiamo chiesto di non farle, dunque non è il momento adesso di dire di togliere, adesso da togliere, ma subito anche, perché sono passati 15 anni da quando le hanno incominciato a mettere. E come dicevo, questo è il tema di TG Linea Aperta della settimana. Voi che cosa ne pensate? È giusto toglierle? Creano degrado o dipende soprattutto dalla maleducazione delle persone, come abbiamo sentito dire qualcuno? Potete dirci la vostra opinione attraverso un SMS, una telefonata, un fax, una mail ai numeri e agli indirizzi che vedete scritti in sovrimpressione e i vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Moderate buone notizie in arrivo da Roma per i conti disastrati del comune di Venezia. Sentiamo. È di 4.900.000 euro la sanzione comminata al comune di Venezia per lo sforamento del patto di stabilità per il 2014. Molti più soldi di quelli che dovrà pagare qualsiasi altro comune italiano tra i 60 presenti nella lista pubblicata dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Ma molti meno, e questa è la buona notizia, di quelli che l'amministrazione aveva stimato e che secondo diversi calcoli variavano da 11 a 17 milioni. Una piccola ventata di ossigeno per chi si dovrà occupare di far quadrare i conti per l'anno in corso, impresa che resta comunque ai limiti dell'impossibile.
Secondo il consigliere di opposizione Nicola Pellicani, la sanzione più bassa del previsto sarebbe la prova di un'esagerazione nel valutare le responsabilità delle amministrazioni precedenti sulla situazione, certo non facile, che si è venuta a creare negli anni. Questa è una buona notizia e questo dimostra il fatto che il sindaco in tutti questi mesi ha drammatizzato i problemi e grazie all'impegno del centrosinistra, del governo del centrosinistra, che si è sempre impegnato su questo fronte in campagna elettorale e anche dopo, pur aver perso le elezioni, perché il centrosinistra è responsabile, una forza riformista di governo e che quindi sa dare risposte al paese e alla città. Il sindaco Luigi Brugnaro e l'assessore al bilancio Michele Zuini avranno comunque loro da fare per cercare di non sforare il patto anche nel 2015. Tra le voci più pesanti, mancati introiti rispetto al bilancio di previsione di una ventina di milioni di euro dagli oneri di urbanizzazione e di una quindicina dalle alienazioni immobiliari. Uno studente ha ospitato un 22enne senegalese dopo una festa, cercava rifugio per la notte, è stato gentile, ma il mattino dopo ha trovato una sorpresa decisamente sgradevole. Questa ed altre brevi notizie di cronaca. Venezia. Dopo una serata tra studenti in Campo Santa Margherita, un 22enne senegalese ha chiesto ospitalità per la notte a un veneziano conosciuto sul posto. Il ragazzo, che abita in un appartamento di studenti in zona Pietà, ha accettato. Al risveglio però la piacevole scoperta. Dal portafoglio erano spariti 700 euro. Dopo aver chiesto ai coinquilini, il veneziano ha iniziato a sospettare dell'ospite e ha chiamato i carabinieri. A quel punto il senegalese si è allontanato con una scusa, senza tentativi di resistenza da parte degli inquilini. Intimoriti dalla sua possenza fisica. Ha preso un vaporetto direzione stazione, ma una pattuglia del nucleo natanti l'ha bloccato e perquisito. Con sé aveva il denaro. È stato arrestato. Chioggia. Un 55enne con numerosi precedenti a carico è stato arrestato per aver derubato un anziano. Sono state le telecamere di videosorveglianza di un negozio in cui ha agito ad incastrarlo. Avrebbe infatti rubato il portafoglio alla vittima per poi utilizzare il suo bancomat per un totale di spesa di 250 euro. Il 55enne, già affidato in prova ai servizi sociali, è stato deferito per furto con destrezza all'autorità giudiziaria, che ne ha immediatamente revocato la misura alternativa, disponendone appunto l'arresto. Mestre, spero con il cuore che tu un giorno mi possa ricevere perché la mia vita possa cambiare. Queste alcune delle parole che un 31enne ha scritto in una lettera inviata a Papa Francesco e inaspettata è arrivata la risposta. Sua Santità ha ricevuto con riconoscenza le devote espressioni di omaggio che gli ha recentemente inviato, unite a una particolare richiesta, si legge. Il 31enne veneziano infatti aveva chiesto di essere ricevuto dal pontefice. Le comunico, prosegue la risposta, che il Santo Padre è lieto di incontrare quanti lo desiderano nel corso dell'udienza generale del mercoledì. Anche i 5 Stelle sono tra i consiglieri regionali che si impegnano a sostenere il referendum per l'indipendenza del Veneto. Con l'adesione del gruppo Movimento 5 Stelle salgono a 31 i consiglieri regionali che hanno aderito all'intergruppo referendario Parola ai Veneti per chiedere che la popolazione sia consultata in merito alla questione dell'indipendenza della nostra regione. Da sempre, ha spiegato il consigliere grillino Manuel Brusco, il Movimento 5 Stelle appoggia i referendum popolari consultivi per dare la possibilità di espressione ai cittadini. Abbiamo deciso di aderire in quanto dobbiamo rispettare una parte del nostro programma. I cittadini che ci hanno eletto e ci hanno mandato qui in regione vogliono adesso che, insomma, rispettiamo il programma che abbiamo presentato. E noi rispettiamo la posizione del Movimento 5 Stelle, che innanzitutto è quella di voler dare la voce ai bisogni della gente, e questo lo vorremmo fare attraverso l'istituzione di un referendum, lo strumento referendario. Nel caso Veneto, puntualizzano i pentastellati, appoggiamo in particolare i principi di autodeterminazione, sapendo che il Veneto si trova stretto tra due regioni, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia a statuto speciale. Perché il Veneto non possa godere di autonomia da sempre concesse a territori vicini e simili per storia e tessuto sociale è una domanda alla quale si deve dare risposta. Anche se la nostra non è una posizione indipendentista, la decisione spetta soltanto ai cittadini. Abbiamo una visione, che è quella sempre descritta anche sul blog, sul nostro blog, che è quella di arrivare agli Stati Uniti d'Italia, una federazione di macro regioni con forte autonomia locale e con strumenti di partecipazione diretta sul modello del federalismo svizzero. I vertici di ACTV l'avevano detto proprio nei giorni dell'inaugurazione del tram. Aspettiamo
che parta, dopodiché se ci saranno eventuali modifiche le faremo. E così è stato, perché ha annunciato una piccola revisione degli orari proprio per cercare di migliorare il servizio. Da il 1 ottobre infatti le linee T1 e 4L verranno anticipate di un paio di minuti alla partenza per agevolare l'interscambio con la linea T2. La T1 nei giorni feriali partirà da Favaro alle 6.04 per poi continuare minuti 14, 24, 34 per ogni ora fino alle 23.04. Da Venezia invece le partenze scatteranno alle 6.49 e proseguiranno ai minuti 9, 19, 29 fino alle 23.49. Per quanto riguarda il capitolo giorni festivi, la linea T1 da Favaro dalle 6.04 alle 23.04 ai 4, 19, 34 e 49, dopodiché ci saranno delle corse limitate a Mestre Centro. Comunque tutti gli orari si possono anche chiedere direttamente ad ACTV, vedremo come andrà questa nuova piccola sperimentazione. Vi ricordo questa sera a partire dalle 21.05 l'appuntamento con Focus. Ladri scatenati in tutto il Veneto e la vittoria indipendentista in Catalogna sono gli argomenti di cui si discuterà in studio con il direttore Luigi Bacialli e i suoi ospiti. Ci saranno infatti Diego Cancian, Erika Baldin, Marco Serena, Alessandro Bisato, Sante Carraro, Nicola Brugiolo, Luciano Sturaro. E come sempre potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. Per questa edizione di TG Venezia Mestre è tutto, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi e vi auguro una buona serata, arrivederci.